Oggi il tempo è brutto, cioè brutto, non è bellissimo, ma non c'è una bava d'aria qua a Porto Sole. Quindi oggi proviamo il Temu e il nostro 3D Tender che abbiamo sulle spalle. Lo testo soprattutto per i miei amici del gruppo Pogo Italiani. Mica peraltro, sono curioso anch'io. Dietro la mia assistente. Assistente, dai, muoversi. Mia schiavetta che non porta niente. Siamo davanti al mio poghetto. Sono fuori un po' di birrette perché ci siamo fatti l'aperitivo. Ci mettiamo qua in testa al molo. A vedere come funziona. Tender da 2 metri. E il nostro Temu. Ping effettuato. Temu, eccolo qua. Qua tutte le cose del tender, il nostro tender, con un accrocchio che mi sono fatto io per attaccare il Temu che dopo vi farò vedere. Nonostante abbia il gonfiatore elettrico, lo sto facendo a pedale perché col cronometro voglio capire quanto ci impiego. Assistente, verifica cosa sta facendo. Vero sì? Tutto a posto? Sto facendo bene? Bah, 6 minuti per gonfiarlo. Il tender è gonfio. Adesso vi faccio vedere l'accrocchio che ho fatto. Viene derivato da un pezzo che c'è qua, che c'era qua originariamente per far andare il, per mettere il motore. Io l'ho derivato, ho tagliato qua, ci ho attaccato questo che me l'ha fornito Temu e l'ho messo così. Adesso devo cercare un cordino per allacciare qua e qua, per tirarlo verso questa parte qua. Comunque qui poi noi attaccheremo il nostro motore elettrico. Iniziamo col primo problema. Nuovo di pacca, c'è già un buchino. Siamo casereccia fatta, vediamo in quanto tempo affondo. E la mia riparazione di fortuna non funziona. Il buco c'è, esce un casino d'aria, si sgonfia in un attimo. Possiamo far altro che riparare la patch con la sua patch. Peccato. L'avevo già gonfiato e questo problema non l'aveva dato. Probabilmente sono stato così sfigato che qualche sassolino deve avermelo bucato. Fanculo. Una settimana dopo siamo in cantina, pronti con la patch, con gli occhiali perché se non vedo niente, le istruzioni, il pesino da metterci sopra, il misurino e tutto il da fare per incollare. Vediamo. Una lavata e una asciugata a par neanche adoperata. Lavato, testato con il sapone. Vediamo se ci sono delle fuoriuscite. Non ci sono, bolle non ce ne sono. Penso di aver fatto un buon lavoro. Però comunque bucarsi così non mi sembra una cosa proprio massima. A parte il fatto che ogni vicino che è passato mi ha preso per il culo perché avevo il gommone fuori in piena città. E sembra tenere la patch. Sono abbastanza positivo. Adesso l'ho gonfiato un po' tanto e lo lascio lì tutta la notte. Domani vediamo. Dopo essermi preso le prese per il culo a tutti. Perché dicevano, voglia di mare. Ciao. Sono passate 24 ore e la tenuta è perfetta. Duro come il muro. Perfetto. Riparazione effettuata. 3 settimane dopo, i capelli sempre più lunghi. Siamo qua finalmente ancora a Sanremo con il nostro tender riparato. Adesso lo gonfiamo. Il nostro 3D tender è pronto. Armato. Questo è l'attacco del Temu. Questo pezzo è stato fornito da Temu, adesso lo lanciamo in aria. 3, 2, 1, allì! Il Temu è a bordo, adesso lo installiamo lì dietro. Il nostro Temu è installato in acqua,
Adesso liberiamo gli ormeggi e andiamo a provarlo. Beh, la prima impressione è che è magnifico. Certo, sono su un tenderino minuscolo, però spinge molto bene, c'è molto vento, ci saranno, non so quanti nodi ci saranno, non ho ancora capito bene l'ergonomia di come tenerlo, però spinge davvero bene, cioè si sente che spinge forte. Credo che sia il tender che un po' ecco, già preso dentro la cima, l'ho presa dentro, porco cazzo, sono già nei guai. Ai ai ai. È andato alla cima. Il termine giusto è che spiattella, ma il tender che non avendo chiglia fa un po' fatica. Adesso andiamo un po' controvento, vi assicuro che il vento c'è, eh? Andiamo tranquillamente controvento, tranquillamente, senza nessun problema, stiamo andando controvento e torniamo alla nostra banchina. Deve rimanere bene in acqua. F e poi ci siamo noi. Per ora si sta dimostrando un oggetto davvero bello. Il tender, il mio, è piccolino, è il 2 metri della 3D tender, è un pelo instabile, il fatto che non abbia chiglia col vento lo fa spiattellare un pochettino, però si sta comportando comunque bene, come vedete. In assenza di vento qua in mezzo alla, proprio non c'è vento, non c'è onda, è impressionante, guardate, eh. Velocità qui si muove il gommone è più che ottima. Col motore termico farei esattamente la stessa cosa. Devo tenerlo così però, perché il 3D tender è un po' piccolino, se mi metto di lato mi cappotto e quindi devo stare seduto in piedi. Bello, molto bello. Un po' di giri qua nel canale, da qua fino là in fondo, andate e ritorno 6-7 volte l'ho fatto, ho tirato giù di una tacca su 4 la batteria del Temo, però spinge bene. Dubbi che avevo sulla possibilità di spingere come potenza contro vento, per ora non ho provato con le onde perché ovviamente siamo in porto, però di solito in baia uno non è che abbia onde, eh? Solo magari il vento contrario dovrebbe.